Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video dello Svapo di Frank. Oggi faremo una vera e propria unboxing, infatti è ancora imballato, e andremo a provare questo nuovo atomizzatore della Joyetech. C'è la plastica che fa. Ok, è messo a fuoco. Il Rift Core Duo, primo atomizzatore senza resistenze, ma sfrutta questo principio di riscaldare delle piastrine che poi andremo a vedere in dettaglio. Eccolo a fuoco. Eccolo qua. Beh, andiamo ad aprirlo. Eccolo qua. Metto a favore di camera. Eccoci qui. Perfetto. Questo atomizzatore, che è difficile da trovare, qui in Italia potete trovarlo, poi vi lascerò il link in descrizione, sul sito volari.it, eccolo qui, che è un sito di sigarette elettroniche, e troverete anche questo Rift Core Duo. Andiamo ad aprirlo. Scatolina in similpelle. Ed ecco l'atomizzatore. Adesso ci lo metto a fuoco. Eccolo qua. Dunque, ecco il nostro atomo, me l'ha messo a fuoco, poi abbiamo una scatolina, dove abbiamo del cotone ritagliato e vari O-ring, chiave brugola, e abbiamo una cosa molto importante, lo spessore del cotone, di quanto deve essere lungo. Eccolo qua. Dunque, poi abbiamo un libretto di istruzioni. Ah, c'è anche una pinzetta che sembra proprio quella per le ciglia. Eccola qua. Dunque, Joyetech ci consiglia di non usarlo a wattaggi superiori dei 50, quindi lo andremo a provare massimo a 50 watt. Lo proveremo con fruttato il Fruits. Eccolo qua. Abbiamo tutto il manuale di istruzioni e c'è anche l'italiano, quindi si può tranquillamente leggere in italiano. Infatti la miglior gamma di potenza ci dice che è tra 40 e 50 watt. E di far per l'autopulizia bisogna rimuovere il vecchio cotone e riscaldare il riscaldatore RFC a 30 watt, circa per 3 secondi per 3 volte. Attendere 10 secondi ad ogni intervallo. Così ci consigliano la pulizia delle piastrine,
che dovrebbero durare appunto tanto tanto tempo. Ah, c'è anche un vetro di ricambio, quindi qui c'è tutto il materiale. Lo monteremo su una iStick Pico da 100 watt. Prima le prese d'aria, la novità di questo anche, che sono, eccole qua, le prese d'aria sono una, due e tre, e sono delle prese d'aria fisse, ovvero che non girano. Quindi andiamo a smontare l'atomizzatore. Perfetto, ecco il cap. All'interno abbiamo già i pad di cotone inserito. Eccolo qua. Quindi non dovremmo far altro che bagnarlo già con il cotone. Ma eccolo qui. Ho messo a fuoco finalmente. Perfetto, eccolo qua. E ci consigliano di mettere sempre un paio di pad di questi qui. Eccoli qua. Quindi andiamo a montarlo sulla nostra iStick Pico. Perfetto. Lo bagniamo e attiviamo, partiamo da 20 watt. Prendiamo il liquido e bagniamo leggermente il cotone. Quindi ricordatevi che il wattaggio massimo è sui 40-50 watt, non di più. Facciamo attivare un po' per far attivare anche il cotone. Perfetto. Perfetto. Mettiamo un altro po' di liquido e poi andiamo a chiudere e faremo il refill dall'alto. Andiamo a alzare un po' i watt. Ok, attiva tutto perfettamente. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo a chiudere. Ah, ecco, ora si muovono anche le... Erano bloccate prima. Infatti, mi sembrava strano. La regolazione dell'aria c'è. Eccola qui. Perfetto. Il refill si fa dall'alto. C'è una freccetta qui. Non so se si vede, però dove è scritto Rift Core 2. Eccola qui. Eccolo qua, semplicemente va indietro e si fa il refill. Ok, fatto il refill. Se avete bagnato già il cotone, aspettate giusto un minuto che assorba anche il cotone fuori e poi potete svapare. Lo portiamo a 45 watt. Eccolo qua. Lo
portiamo a 45 watt e aspettiamo giusto un minuto. Nel frattempo vi ricordo, come vi ho detto già all'inizio, che questo atomizzatore della Joyetech Rift Core Duo, quindi senza resistenza, ma con queste piastrine che si riscaldano, lo potete trovare da volari.it, dove il proprietario è molto alla mano e vi aiuterà nelle scelte e in tutte le situazioni. E io infatti l'ho preso lì. E eccolo qui, il Rift Core Duo montato sull'iStick Pico. Il drip formato resina l'ho preso in colorazione nera. Lo trovate blu, dorato, nero e argento, se non erro. Andiamo a fare qualche attivazione. E andiamo alla prova di svago. Eccoci qua. Andiamo a provare a 45 watt il Rift Core Duo. Eccolo qua. Il tiro non è molto aperto, pur avendo tre asole di presa d'aria, non è un tiro molto aperto, però non è, diciamo, con buon flavor alla grande. Cioè di aperti ce ne sono di più. Questo qua è un tiro di polmone leggermente contrastato. Portiamolo a 50, che è il massimo che ci suggerisce Joyetech di spingere questo atomizzatore, e andremo alle conclusioni finali. L'aroma è buono. Considerate che sono i primi tiri e già è un ottimo, ne esce un ottimo aroma. Io sto provando questo liquido ghiacciato al limone e ribes nero. E niente, l'aroma, vi ripeto, è molto buono. Il consiglio che vi do, se non vi... Se vi piace, ecco, questo tiro di polmone però leggermente contrastato, è un ottimo atomizzatore, l'aroma c'è, e questa novità delle piastrine riscaldanti, quindi non dovete impazzire a giostrare con le resistenze e tutto quel che sia, diciamo che è un atom molto molto veloce da usare. Piazzate i pad di cotoni. Me ne danno molti già nella confezione qui. Dentro già escono, così vi fanno vedere come mettere proprio il cotone. E appunto vi esce proprio questa minima parte da qui. Niente, non mi resta che salutarvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e condividetelo. E ci vedremo al prossimo tutorial, alla prossima live, qui in diretta sul canale Lo Svavo di Frank. Vi lascio il link, vi ripeto, in descrizione del prodotto dove lo potete acquistare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!